è stato colto un po' di sorpresa un Valdagno che stasera ha saputo fare di tutto. C'è stato un gol che sono saltato sulla sedia, credo il tuo terzo lì, siamo riusciti anche a rivederlo al replay. Complimenti, un gran lavoro dopo il pareggio di Lodi, stasera una grande vittoria. Grazie per tutti, sì, stiamo lavorando tantissimo, piano piano vengono fuori, speriamo, i risultati, stiamo veramente, veramente lavorando tanto. Sì, per fortuna ho fatto quei tre gol, ma siamo tutti nello stesso obiettivo e andiamo tutti avanti, tutti insieme. C'è stato un Valdagno che ha dato una bella dimostrazione di buona gestione di palla, grande velocità. Stasera quello che dovevo intervistare era Giuliano Giuliani, che è il capitano dell'Under 19 Argentina che ha vinto il Mondiale. Mi ha detto: io non parlo italiano, però ha detto vabbè, dopo che hai fatto tre gol tu non è che potevo scegliere tanto su chi intervistare. Com'è questa crescita? È la finalizzazione del lavoro che è cominciato da inizio stagione? Sì, no, stiamo, come ti ho detto prima, lavorando tanto e in squadra, che è il più importante, sì, che speriamo vengano i risultati e farle felice a questa gente, e di più con questo derby che i punti sono rimasti a casa. Sì, e poi un derby molto sentito. Da molto tempo che i tifosi valdagnesi non avevano una soddisfazione del genere qui in casa, proprio con una di quelle che è le rivali storiche, il Bassano, che è in testa alla classifica, però la penultima ha battuto la capolista e per stasera va bene così. Sì, a noi non ci importava quello, era un derby alla pari. Ai tifosi grazie. Grazie Nico, grazie a te.